po' di accademia prima, però vi chiedo cortesemente di spegnere i microfoni, per cortesia. Il nostro tecnico ve li può spegnere in automatico se ci sono dei disturbi o meno, ma poi dopo diventa un problema riaccenderveli. Quindi chiedo cortesemente spegnate i microfoni. E la seconda cosa che vi devo ufficialmente avvertire, questa serata, comunque questo nostro incontro di Bergamasco è registrata, le lezioni saranno registrate, quindi dovete sapere che la cosa è registrata, quindi questo per la parte burocratica ve lo devo dire. Quindi buonasera a tutti, sono buonasera. Come lo vedete Carlo Personeni, ente Bergamaschi nel mondo, ho l'onore di essere il presidente dell'ente Bergamaschi nel mondo. Il nostro ente Bergamaschi nel mondo che si occupa delle problematiche per quanto riguarda i nostri bergamaschi all'estero e non solo bergamaschi, anche gli altri emigranti o comunque studenti che vanno all'estero, cerchiamo di mettere in relazione, collaboriamo con loro, diamo assistenza loro, ma l'importante nei nostri compiti è quello anche, quello di far sì che non dimentichino. Romanella Rota, se spegne il microfono, e anche Mario Cornali, grazie. Quindi è quello di mantenere queste relazioni per non far sì che dimentichino le nostre tradizioni, che sono importanti. E fra le tradizioni, evidentemente, vi è il nostro dialetto bergamasco. Ora, l'ente Bergamaschi, in collaborazione con il Ducato di Piazza Pontida e con l'amico coordinatore dei circoli, Mauro Rota, che vedete e poi interverrà dopo, che è coordinatore dei nostri circoli, delle nostre delegazioni all'estero, è stata decisa di organizzare questi incontri. Io li volevo chiamare corso, ma la docente, che poi interverrà anche lei, Giusy Bonacina, che voi vedete in fotografia, nel logo lì del collegamento, c'è scritto ancora Carlo Personeni. Non sono io che ho il dono dell'ubiquità, ma sto usando da Bergamo un computer portatile dove quello che uso in ufficio a Bergamo, e quindi è rimasta la scritta. Detto questo, e quindi ringraziato doverosamente, io faccio un saluto a tutti voi che avete deciso di partecipare a questi corsi, e permettetemi un saluto veramente particolare, perché quando penso che dal Brasile, dove devo dire buongiorno, ma all'amico Pescarolo, che adesso qui non lo vedo, dove siete in tanti, ma lui mi sente e lo vedete anche voi, gli devo dire buonanotte perché ci ha appena detto che di là da lui è 1:30 di notte. E quindi veramente un saluto particolare e vi ringrazio di questa vostra partecipazione. Questo corso è una prima nostra esperienza e quindi faremo degli errori, faremo sicuramente delle cose magari non organizzate alla perfezione, però io chiedo scusa a nome di tutti per quanto succederà. La buona volontà ce la mettiamo, tra l'altro il corso è gratuito, quindi non è che avete speso dei denari e quindi rischiate di dire ma ho sprecato del tempo. La docente Giusy Bonacina ha esperienza in merito, il Ducato di Piazza Pontida ha esperienza in merito, perché fra di loro hanno redatto libri, hanno fatto anche dei dizionari, tra l'altro, di italiano e bergamasco, eccetera. Quindi sicuramente è importante. Sto scoprendo ultimamente che questo bergamasco è importante in particolare per i nostri emigranti. Racconto un brevissimo aneddoto. Il 17 di dicembre è venuto a trovarci un già ministro francese, Todeschini, del governo di Hollande. E abbiamo fatto una specie di brevissima intervista, ma l'abbiamo fatta metà in francese e metà in bergamasco, perché lui parla o francese o bergamasco, non parla l'italiano. A Votuverà vi è un problema analogo, 4.500 oriundi bergamaschi parlano o brasiliano o bergamasco. Quindi, e credo che questo sia interessante, quelli che poi si sono collegati dal territorio, perché poi abbiamo anche le Marche, abbiamo il Piemonte, oltre che la Lombardia collegata, siete comunque i tre quarti all'estero e un quarto siete in Italia. Bene, io vado soltanto, mi presento questa sera, ci vedremo magari alla fine. Voi sapete che il corso è tutti i lunedì, meno il mese di aprile, perché vi sono diverse festività e quindi era assurdo mettere in piedi l'organizzazione per il mese di aprile.
sono gennaio, ma le tabelle le avete. E quindi terminerà il 30 di maggio, ci vedremo il 30 di maggio. Io adesso, e quindi vi auguro buona lezione, chiamiamola così, spero che sia interessante. Già l'altro, prima in questi pochi minuti di collegamento in attesa dell'orario, sono già nate delle piccole cose interessanti di gente che, come ad esempio il caso di Lucia e dell'ente, dei bergamaschi, di Radames, che magari avranno opportunità di organizzarsi, di incontrarsi e vivere ancora in modo più diretto la Bergamasca. Io do adesso la parola a Mauro Rotta come coordinatore, se avete dei problemi potete fare riferimento a lui. È presente anche, scusate, ho dimenticato prima e che ringrazio Tiziano Piazza, che è il nostro addetto alla comunicazione, e anche con lui fa riferimento, ma il coordinatore è il nostro Rotta Mauro. Quindi Mauro, do la parola a te se vuoi aggiungere, anzi sicuramente avrai cose da aggiungere, cose tecniche da chiedere. Prego. Mauro. Eccoci, grazie Carlo per questa introduzione. Benvenuti a tutti voi in questa classe virtuale di dialetto bergamasco. Quindi, come ha accennato il nostro presidente dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, questa è un'iniziativa che ha come scopo utilizzare il dialetto per cercare di avvicinare e mantenere il legame con la propria terra d'origine, soprattutto per quanto concerne le comunità bergamasche all'estero. Questo perché? Perché il dialetto è l'indicatore maggiore, superiore anche alle tradizioni e ai costumi, per definire l'appartenenza a un proprio contesto, sia che sia regionale, provinciale o addirittura dal territorio delle vallate, come vedremo che anche lo stesso dialetto cambia da vallata a vallata. Quindi questa è un'iniziativa che abbiamo voluto realizzare con questo primo livello propedeutico. Vedremo se negli anni a venire riusciremo a concretizzare poi dei livelli medi ed avanzati. Si sviluppa in 14 lezioni, come è stato accennato. Sono tutte programmate alle ore 18:30 italiane, perché sono stato chiamato poco fa per chiarire se eravamo con un fuso orario di Londra o Italia, quindi 18:30 italiane, e ogni lezione verrà poi registrata e quindi ci sarà la possibilità poi di rivederla sul sito, sul canale YouTube dell'ente. Le lezioni sono sempre il lunedì. Come accennato già il Presidente, partiamo da gennaio, febbraio, marzo, una pausa ad aprile in concomitanza delle festività di Pasqua e poi per il mese di maggio. È una proposta così molto, diciamo, leggera, in modo da non appesantire, perché parliamo di un'iniziativa a fine giornata lavorativa. Non c'è l'obbligatorietà della frequenza assidua, nel senso che se anche uno dovesse saltare una lezione, comunque anche da un punto di vista di programmazione didattica, questo non comporta difficoltà. E ovviamente ci affidiamo alla esperienza della docente. Due riferimenti a chi l'ha organizzato. Quindi l'ente Bergamaschi, che è presieduto da Carlo Personini, che dal 67 organizza e si dà nel supportare le comunità bergamasche all'estero. Ovviamente le esigenze di 50 anni fa non sono più quelle di adesso, ed ecco che questa iniziativa fa parte anche a uno spirito di adeguamento verso la nuova mobilità. Questo perché è importante che anche a livello delle famiglie, le famiglie di prima e seconda generazione riescono a trasmettere anche ai figli o ai nipotini il bergamasco per coltivare e rinsaldare il legame con le proprie origini. Quindi l'ente bergamasco ha questa missione di supportare le comunità. L'iniziativa è in collaborazione con il Ducato di Piazza Pontida, ormai un sodalizio centenario dal 1923 che si occupa di promuovere tradizioni, storia, cultura, folklore.
Ecco, è importante segnalare che il Ducato di Piazza Fontina pubblica una quindicinale di alto livello, di alto profilo, veicolato sia in lingua italiana che in dialetto o con un dialetto meticciato, come ogni tanto lo chiamano loro, con l'italiacano, però di altissimo livello, e questo da ormai 100 anni. La collaborazione quindi è stata d'obbligo con il Ducato per attingere all'insegnante del corso. A questo punto presento l'insegnante del corso, Giusy Bonacina, è docente di lettere, ma è anche giornalista, pubblicista, ha scritto libri, è cavaliere del Ducato di Piazza Pontida, nonché membro della redazione del GIOPI, collabora con riviste, ha collaborato con testate quotidiane anche nazionali, e quindi ovviamente ha una grandissima passione per il dialetto. A questo punto cedo la parola all'insegnante con l'augurio di questo buon inizio. Grazie e buon corso a tutti. Grazie a tutti voi. Allora, io sono Giusy Bonacina e sono cavaliere del Ducato di Piazza Pontina. Quando... scusa Giusy, Marse, per cortesia, spegni il microfono. Nicola, escludi il microfono di Marse. Una precisazione. Siccome siamo in un gruppo abbastanza numeroso, facilmente se ne aggiungeranno anche altri, ecco, chiediamo a tutti, ecco, di spegnere il proprio microfono, solo l'insegnante l'ha acceso, e quando l'insegnante chiederà, si potrà eventualmente interagire con lei. Grazie. Perfetto. Dicevo, mi sentite, vero? Sono Giusy Bonacina. Sono un cavaliere del Ducato di Piazza Pontida e devo dire che quando mi è stato proposto di tenere questi incontri, questa proposta mi ha lasciato abbastanza perplessa, perché mi chiedevo, ma in fondo delle persone che lavorano tutto il giorno, che hanno sicuramente qualcos'altro da fare e soprattutto che hanno degli orari diversi dai nostri, come possono aver voglia di rimettersi a studiare? Poi ci ho pensato, ho detto, ma in fondo non si tratta di una scuola, non si tratta di un corso, io non sono una docente nonostante mi abbiano chiamato così, io li ringrazio, ma io sono solo un'appassionata di dialetto bergamasco, mi piacerebbe trasmettere a voi altrettanta passione. Allora, partiamo subito dicendo, il dialetto bergamasco è forse... Giusy, scusami, ti interrompo un secondo solo, volevo salutarvi perché io non posso fermarmi. Allora, innanzitutto oggi è la giornata nazionale del dialetto. Casualmente noi abbiamo iniziato questo corso, ma oggi è la giornata nazionale dei dialetti. Quindi speriamo tutti in bene, vi auguro buoni corsi, ci vediamo alla fine. Arrivederci a tutti, grazie. Prego, Giusy. Arrivederci. Allora, questo benedetto bergamasco è la lingua più, è il volgare, il dialetto più bistrattato, più scimmiottato, più negletto di tutti quelli che si sentono dai media. Se voi accendete la televisione, parlo della televisione italiana, vedrete che, sentirete che quando si vuole indicare una lingua brutta, una lingua che fa ridere, una lingua sciocca, addirittura una lingua da scimmiottare, si tira in ballo il dialetto bergamasco. Sono tantissimi i comici che fanno questo lavoro. E a me questa cosa dà veramente tanto fastidio, prima di tutto perché il dialetto bergamasco è una lingua nobile e antichissima. E per seconda cosa, perché questo denota una impreparazione e una non conoscenza di quello che stanno facendo. Perché se voi ci fate caso, nessuna delle parole pronunciate da questi comici corrisponde esattamente a una parola bergamasca. Quindi questi non sanno cosa dicono. Invece, dicevamo, il dialetto è una lingua nobile e antichissima. Ci racconta Tito Livio, lo storico romano, lo storico latino, che le genti, lui le chiama così, le genti che venivano dall'Asia, passate in Germania,
a un certo punto occupano quella contrada, chiama contrada, che da loro, che si chiamavano Celti nella loro lingua e Galli in lingua latina, che da loro fu chiamata Gallia, che è poi l'attuale Francia. Più o meno nel 600 a.C., nel 587 a.C., le turbe di Belloveso passano le Alpi e arrivano nel nostro piano, nel piano lombardo. Qui incominciano, fondano una comunità piuttosto numerosa e la chiamano Milhain, che in lingua celtica vuol dire casa fertile, casa ubertosa, casa generosa. Ai soldati di Belloveso immediatamente si accodano i Galli Cenomani, i quali cosa fanno? Passano l'Adda, arrivano anche loro al piano lombardo, passano l'Adda e fanno quel cammino che fece Renzo Tramaglino nel romanzo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e arrivano ai piedi delle Prealpi Orobiliche, proprio esattamente dove noi viviamo a Bergamo. Chi erano questi Galli Cenomani? Il nostro Tito Livio ci racconta qualcosa di loro e ci dice che erano alti e massicci, anche le donne, alte e massicce, soprattutto che erano stati attirati, venendo qui, non soltanto dalla fecondità della nostra terra, ma anche dalla squisitezza dei nostri vini, dice così Tito Livio, quindi questo ci fa pensare che loro fossero in qualche modo molto civili, non fossero proprio dei barbari, come dicevano i latini. Questi personaggi, già nel 600, nel 580 e passa avanti Cristo, conoscevano l'uso dei pantaloni. Pantaloni che la Repubblica Romana rinnega fino a circa 200 anni prima della nascita di Cristo, e poi quando li indossano i latini, li indossano sotto la tunica e soltanto gli uomini. In realtà i Galli Cenomani invece facevano indossare i pantaloni non soltanto agli uomini, ma anche alle donne. Le donne che li indossavano addirittura di seta, mentre gli uomini li usavano di cotone, di lana, di cuoio, a seconda delle esigenze, le donne li usavano di seta. Oltretutto, le donne non erano sicuramente seconde alle matrone romane, perché se queste prendevano il bagno nel latte, che fosse di asina, che fosse di mucca, che fosse di capra, le nostre celtiche prendevano il latte nell'acqua di riso, la quale acqua di riso dava morbidezza alla pelle e imbiondiva i capelli. E i capelli poi venivano tinti con delle tinture vegetali per farli diventare di un rosso acceso. Quindi le nostre celtiche avevano i capelli rossi. Questo più o meno, allora loro arrivano nella zona bergamasca e qui cominciano a chiamare con voci della loro parlata tutte le piccole comunità e le abitazioni che si andavano formando. Quindi chiamano Bergamo, Bergheim, la casa sul monte. Allora, di questa Bergamo sul monte sarebbe bene che noi ci ricordassimo anche nei secoli a venire, perché proprio a Bergamo, faccio un salto nella storia, proprio a Bergamo nel 500 nasce la Commedia dell'Arte, che è la Commedia degli Zani. Ma perché nasce a Bergamo? Perché Bergamo è una città particolare, nel senso che i Celti ritenevano che le aperture, gli accessi all'oltretomba si aprissero sulle pendici dei colli. Ora Bergamo, che era in posizione sopraelevata, arrivare a Bergamo o venire da Bergamo poteva significare venire da un altro mondo. Quindi Bergamo ha proprio questa, è una città spirituale importantissima per i Celti, proprio perché ha questa connotazione, ha questo colle sul quale, sulle pendici del quale si aprono gli ingressi dell'oltretomba. Vi riporto alla Commedia dell'Arte, vi dico, c'è una diatriba in corso dappertutto, si dice ma Arlecchino è bergamasco, è veneziano. No, Arlecchino era uno Zanni bergamasco, andato a lavorare in terra di Venezia. E ovviamente, perché è importante questa storia di Bergamo, che è una città sul monte? Proprio per il fatto che Arlecchino, che viene dall'Alichino dantesco, che era un demone, non poteva venire se non da Bergamo, che era una città spirituale, proprio perché aveva gli ingressi dell'oltretomba sui suoi fianchi.
Di questa cosa, a proposito della commedia dell'arte, parleremo più tardi, più avanti anche. Ma adesso ci fermiamo ai nomi che loro danno a tutte le comunità che vanno formando. Quindi ci sono molti luoghi della provincia di Bergamo che trovano una sufficiente spiegazione con l'uso del celtico. Mi viene in mente, per esempio, Bratta, il paese di Bratta, che è sasso che sporge, spuntone di roccia. Mi viene in mente Erve, che vuol dire campo, o anche Par, campo esteso, oppure ce ne sono tantissime che vengono dal celtico, proprio che trovano la loro spiegazione in lingua celtica. Ma non soltanto i luoghi, ma anche le cose, gli oggetti, le piante. Allora, noi troviamo, per esempio, se noi andiamo in Valle Imania, vedremo che l'edera è detta Irna, ma Irn in celtico è lungo o che si allunga, proprio esattamente come fa l'edera. Oppure abbiamo, per esempio, il giunco. Il giunco in Alta Valle Seriana viene detto magos, ma mag, paglia, us, acqua, quindi paglia che nasce nell'acqua dal celtico. Poi, non lo so, per esempio, l'acqua che corre molto veloce o che fa il mulinello è detta sempre in Alta Valle Seriana redusa, ma reden in celtico vuol dire correre e us vuol dire acqua, quindi acqua che corre. Altra parola diffusa piuttosto in tantissimi luoghi della nostra provincia, olpos, non nel senso di pozzo, ma nel senso di colostro. Il colostro è il latte che producono le madri, i mammiferi in generale, sia le donne che le mucche, per esempio in gergo così contadino, no? Ed è un latte particolarmente grasso, particolarmente nutriente, particolarmente viscoso, molto di più di quanto non sia il latte propriamente detto. Ecco, però in celtico pos si dice grasso, vuol dire grasso. Un uomo malfatto, un uomo sbilenco che cammina così piuttosto male è detto garos, ma che viene dal celtico gar grös, che vuol dire gamba storta. Un'altra parola, il covone che sia di grano, che sia di fieno, è detto berla, ma noi abbiamo già visto che berg vuol dire monte e il covone ha proprio la forma di un monte. Più o meno nel 200 avanti Cristo i nostri galli cenomani diventano soggetti di Roma. E allora il nostro volgare, che è il papà del nostro attuale bergamasco, assume molte voci dalla lingua latina. E quindi, per esempio, voi sentite nella nostra provincia parlare di ager per campo, oppure parlare di, per esempio, se andate in Valle Seriana, planta, plazza, ple, quindi pianta, piazza da platea e ple da plus. In molti luoghi sentite dire ilo per dire la, ma che viene dal latino illum, quindi moltissime voci vengono dal latino. Ma poi nel nostro bergamasco poi la gente viaggiava in qualche modo, si spostava e quindi portava sempre dei termini nuovi. Molte voci del nostro dialetto sono per esempio onomatopeiche, il che vuol dire che il dialetto, proprio perché era una lingua popolare, utilizzava quelli che erano i suoni per farsi capire, no? Quindi molte voci per esempio sono, mi viene in mente sgnaula, che è miagolare, oppure tru, che è il tuono, oppure gri, che è il grillo, che proprio rimandano al suono di questi animali, oppure cuicì, che è la cincia allegra. Ecco, sono tutti suoni onomatopeici, sono tutte parole di origine onomatopeica. A proposito di onomatopea, a me è venuto in mente di proporvi una piccola poesiola in dialetto bergamasco, scritta da Pietro Ruggeri da Stabello. Pietro Ruggeri da Stabello è stato un grande poeta, non è stata riconosciuta la sua grandezza se non dopo la morte, però ha scritto delle cose molto molto simpatiche. Non è uno dei miei preferiti, ma gli riconosco che sia vero quando lo hanno chiamato il Porta di Bergamo. Lui scrive questa
Poesiola, proprio per dare l'idea di come il dialetto bergamasco sia musicale. Cioè noi sentiremo adesso come sarà cadenzata questa poesiola, proprio per farci capire come la rima, come la metrica è proprio fondata sul suono. Si tratta di una poesiola che descrive il viaggio di un certo Don Barleuca. Don Barleuca, già lo sentite dal nome, no? Barleuca non è certamente un nome nobile, è probabilmente un soprannome, Scotum o Scolmegna, come si dice da noi, che è in viaggio su una carrozzetta. E questa carrozzetta, anche questa non è un veicolo nobile, ma è piuttosto una carrozzetta arrangiata, quindi prende tanti scossoni questo poverino, ma non si ferma e continua il suo cavallo, continua a camminare anche quando viene apostrofato, e lui risponderà senza fermare il cavallo, perché sarebbe una cosa troppo lunga. Lui poi ce lo descrive, il nostro poeta ci dice che è rosso, allegro, con la pelle tesa, quindi ci dà l'idea di una persona che mangia molto, forse che beve molto e che non ha nessuna voglia di fermarsi e vuole continuare il suo viaggio molto molto lentamente. Partiamo subito con questa poesiola che si chiama Don Barleuca in viaggio. Sbalocando un du sediot, quindi già lo vedete, no? Sbalocando, prende tanti scossoni, alternava al suo paese Don Barleuca bu paciot. L'öster, ros, alleghe, tis. Plof e plaf e plof e pla, alfal cal in delinda. È così al momento che passa Don Baciccio gli domanda: oe, glivdecia Don Tinasa che li spete a Loselanda con Don Cecco Barbacà deno fa soter pregà? Quindi l'avete detto a Don Tinasa che io lo aspetto a Roccolo con Don Cecco Barbacà che non si faccia pregare? E il nostro Don Barleuca risponde: se, glodec, ma non si ferma, risponde, ma continua ad andare. Se glodec che non la regne coi sociacole, la regne è un bellissimo verbo che vuol dire non faccia storie, coi sociacole, lui il dis. Me il dis, sol dis che il dis vegne, ma no sol dis, pol dis, piol dis, se il dis, lui il dis vegnerà. Plof e plaf e plof e plaf. Questa è la poesiola che ci dà l'idea di questo andare continuo, continuo, senza fermarsi, e soprattutto con un intercalare che è questo il dis, ma che è un intercalare come ce ne sono molti. In bergamasco si dice molto spesso il dis in mezzo a delle parole, ma ne abbiamo tanti altri. Uno per esempio è il pota, ricorda in questo caso il ciò veneziano, il cet napoletano, comunque nei dialetti si intercala molto facilmente. Allora, in bergamasco esistono dei termini intraducibili, proprio che non possiamo tradurre neanche se ci sforziamo. Due sono due verbi riflessivi, e uno è un aggettivo. I due verbi riflessivi sono ascas e orsas. Vorrebbero dire osare, ma è molto di più, è qualcosa di diverso di osare. Per esempio, se io dico a una persona che è a letto a tarda ora, ma perché lei è mia sœur? E questa persona mi risponde me asche mia, mi sta dicendo sì, non oso, ma non oso per moltissime ragioni. Allora, perché forse ho paura di disturbare, perché forse non mi sento bene e ho preoccupazioni ad alzarmi, perché non è forse il momento questo nel quale io mi debba alzare. Questo ascas vuol dire tantissime cose, ha delle sfumature diverse ed è praticamente intraducibile. La stessa cosa orsas, che però è più vicino all'osare. Mi viene in mente un po' di tempo fa una mia amica che fa l'avvocato, aveva una giovane segretaria, alla quale lei, che aspettava una telefonata da un collega, un giorno chiese: ma come mai questo collega non ha ancora telefonato, aspettavamo questa telefonata, perché non ha ancora chiamato? E la giovane segretaria le risponde: non si sarà orsato,
guardate che è di una bellezza, vedo qualcuno che sorride perché conosce il dialetto bergamasco. Non orsas mia è qualcosa di più che non osare, è non avere il coraggio, è non sentirsi all'altezza. Ecco, questi sono termini praticamente intraducibili che ha solo il bergamasco. Poi abbiamo un aggettivo qualificativo che è trön. Quando il le trön a Bergamo, nel senso che non capisce. Non capisce per tantissimi motivi, perché non ha voglia di capire, perché è troppo è troppo convinto delle sue posizioni, quindi non le vuole lasciare, perché è tardo di comprendonio, perché è zuccone. Trön vuol dire tutte queste cose e però altre ancora. Un'altra parola che noi non traduciamo, ma che usiamo tantissimo come intercalare, è pota. Pota noi lo diciamo ovunque. Allora, pota, qualcuno ha azzardato che si tratti, più di uno, di solito la pensano così in tanti, che si tratti di un modo scurrile per definire i genitali femminili bergamaschi. Scusate, i genitali femminili. In realtà non è così. Allora, ha una sua parte di verità, perché se noi accettiamo l'idea degli antichi che la rappresentazione della sessualità maschile avviene con la lancia e la rappresentazione della sessualità femminile avviene con il vaso, allora pota ci può anche stare, nel senso che come contenitore, come ventre, come... quando noi per esempio parliamo del ventre della terra, non diciamo niente di volgare, niente di scurrile. Pensate alla grotta di Betlemme, non c'è niente di scurrile, ed è il ventre per eccellenza. Quindi pota, noi lo diciamo senza nessuna malignità, assolutamente. E mi viene in mente per esempio pot, il pot, il teapot per gli inglesi, mise en pot, mettere in vaso. Quindi è proprio un contenitore, e se voi volete tradurre pota al suo posto nella frase in italiano potete mettere ci sta. Allora, quando usiamo pota noi? Quando noi vogliamo per esempio dire una cosa che ci ha sorpreso, ma burlati in terra il tonto, pota che sono mia riada a tenere l'indimà, eccolo qua pota, che dice ma non potevo tenerlo in mano. Oppure detta Laura con quel frecce che è indetto in bicicletta. Pota risponde quello a che è stato apostrofato così, perché vuol dire non ho altro mezzo, che domande mi fai? Pota è così. Quindi noi questo pota lo mettiamo un po' dappertutto. Se per esempio chiediamo a qualcuno che non sta bene, ti senti meglio oggi, si sente più ben che, e questo ci risponde pota, vuole dirci sì, mi accontento, insomma, avendo questa malattia, ci sta che io possa anche non sentirmi benissimo. Qualche volta pota lo utilizziamo quando chi sta parlando si meraviglia di fronte a qualcosa che è più grande di lui. Per esempio, se io dico a qualcuno ma è fresca bella fa che la fai sul Carlo, pota, perché vuol dire che Carlo con i suoi soldi poteva permetterselo. È lontanissimo da me che non ho i soldi di Carlo per costruire una casa così grande e così bella, ma pota lui lo può fare. Quindi ecco il nostro pota che arriva un po' dappertutto. O anche qualche volta quando noi vogliamo dire, vogliamo cominciare un discorso e dobbiamo prendere tempo. Allora sentirete, soprattutto se il bergamasco vuole parlare in pubblico, prendere tempo in questo modo. Pota ad oca all'ura, magari accompagnandolo con una fregatina di mani, che vuol dire aspettate un attimo che trovo le parole giuste per venirvi incontro. Qualche volta il pota si mette al posto di una parolaccia che non vogliamo dire. Il nostro amico Luciano Ravasio, che tutti conoscerete immagino, perché è il vero cantastorie della nostra Bergamo, Luciano Ravasio dice che pota i ladì si fra quando i se scota. Vuol dire che i frati, per rispetto dell'abito, non osano dire una parolaccia e allora dicono pota i ladì si fra quando i se scota. Allora, io sono convinta, come vi avevo detto prima, che il nostro bergamasco venga dal celtico.
non era d'accordo con me il nostro amico Umberto Zanetti. Umberto Zanetti è stata una persona, un personaggio importantissimo a Bergamo, perché grazie a lui la lingua bergamasca è proprio stata riconosciuta come lingua. È stato un cultore della lingua bergamasca, ci ha lasciato un patrimonio immenso di libri, di monografie, di versi, di insomma, ha scritto più lui che non so quale altro autore in Bergamo. Lui però era convinto che la lingua latina fosse l'unica radice del bergamasco, io no, io sono convinta che sia il celtico, poi che si siano un po' mescolati. Ma quello che importa a noi dire è che il bergamasco è la lingua del cuore, è la lingua dei sentimenti, come tutti i volgari del resto. Voi non troverete mai un bergamasco o qualcuno che ha un forte legame con Bergamo, anche se non è nato qui, ma se ha un forte legame con Bergamo, quando sta facendo un discorso, magari in italiano, improvvisamente ci mette un'esclamazione bergamasca, ci mette una parola bergamasca, perché la parola bergamasca gli viene dal cuore, non gli viene dalla conoscenza di una lingua, gli viene dal cuore, gli viene istintiva, magari soltanto pota. Mi è capitato qualche volta di sentire magari delle ragazze che parlano tra loro, non so, dice, ma sai che Tizia si è lasciata con Tizio, ma tu non lo sapevi? E l'altra, che parlava in italiano perfettamente, dice, mai più, non ho mai saputo, e poi vanno avanti a chiacchierare magari in italiano. Ma il bergamasco serve a noi proprio quando dobbiamo dire qualcosa di istintivo che non abbiamo assolutamente ragionato. Abbiamo visto come il nostro bergamasco sia una lingua bellissima, ma non lo abbiamo visto interamente fino a che non leggiamo qualcosa scritto da un autore che è il più grande autore fra tutti i bergamaschi, che è Giuseppe Mazza. Giuseppe Mazza è stato un poeta importantissimo del Ducato di Piazza Pontida, il quale ha scritto, conosceva il piede latino, conosceva i classici, non sappiamo se abbia fatto gli studi classici o se sia stato un autodidatta. Era nato nel 1879 in Borgo Santa Caterina e lì aveva passato tutta la sua vita e lì morì nel 1949. Conobbe del borgo praticamente tutto, ma soprattutto le donne, perché lui aveva fatto come lavoro il lattaio, il droghiere e l'esattore per una società elettrica. Quindi le persone che incontrava, sia quando andava come esattore nelle case, sia quando stava nei suoi negozi, erano soprattutto le donne. E quindi nei suoi racconti, nelle sue poesie, nelle sue espressioni, ha un occhio di riguardo per la donna che descrive in maniera sicuramente più dettagliata di quanto non faccia con gli uomini. Quindi noi concluderemo questa nostra lezione con una poesia di Giuseppe Mazza. Ma adesso mi piacerebbe molto sentire voi. Per esempio, quanti di voi utilizzano il dialetto bergamasco? Qualcuno di voi lo utilizza? Se mi date un po' di audio. Qui a Londra, no. No, è ovvio. No. Solamente quando ci ritroviamo a volte con la festa dei bergamaschi, lo può confermare Gianni Mai, il figlio del nostro fondatore dell'ente, che delle volte parliamo, utilizziamo i termini bergamaschi, come dire, mo che la va via, parla mia, pure una frase che ha detto una volta Gianni Mai era zappa la cadrega. Che poi cadrega non è bergamasco, perché no. Il bergamasco è Scania. Scania. Però è vero che si utilizza proprio quando dobbiamo dire qualcosa di istintivo, no? Mochela, è perfetto. Qualcun altro che utilizza il bergamasco? A Bruxelles certe volte. Ah sì, addirittura a Bruxelles, beh, bellissimo, bellissimo. Ma poi quando si torna a casa, immagino. No, io certe volte mi parte qualche parola con i miei amici. Beh, sono sempre parole istintive e non ragionate, proprio perché vengono dal cuore. Qualcun altro? Buonasera, posso intervenire? Certo.
Sì, salve, sono Michele Capaccioli, chiedo scusa se mi sono potuto collegare soltanto adesso, da poco ho finito di lavorare, chiedo veramente scusa. Io mi sono collegato da Milano, sono stato in passato un italiano all'estero, ho studiato e lavorato a Londra, dove lì ho conosciuto Radames Buonaccorsi-Ravelli, che è referente proprio dell'ente bergamaschi nel mondo, cioè del circolo di Londra. E pur non essendo di nascita un bergamasco, mi ha accolto nel circolo e mi ha fatto sentire proprio come se fossi un bergamasco. Che bello. E poche volte di rado uso qualche parola in bergamasco, la classica mola mia, poi il le al mola mai. Chiedo scusa se ho fatto qualche errore di pronuncia, ma ecco, voglio imparare il dialetto bergamasco. Perfetto, grazie. Prego. Qualcun altro? Io invece sempre utilizzo Fagas e Cosem, perché mi toglie sempre gli agguai. Io sono, adesso sono a Bergamo, ma sono stanziata in Marocco e non ci sono bergamaschi. Vabbè, quindi, ovvio. Ecco. Però Faga Cos'è è bellissimo. Ah sì, Faga Cos'è è la mia, ecco, via di fuga per ogni problema. Ecco. Assolutamente. Le cose devono andare come vanno, Faga Cos'è, esatto. Perfetto. Esatto. Qualcun altro che usa il bergamasco? Io lo uso in famiglia, sì, con gli amici. Anche a scuola capita, anche con i professori ogni tanto, di fare qualche discorso, e generalmente lo usiamo per parlare quasi di tutto. Non ci sono alcuni argomenti che prediligiamo e niente, insomma, lo usiamo quasi di più dell'italiano a volte, insomma. Qualcuno, io ricordo per esempio quando io ero piccolina, io sono molto vecchia, ma quando ero piccolina i genitori non consentivano assolutamente ai bambini che parlassero bergamasco, che è una sciocchezza, perché un buon il bergamasco ha tutto, ha tutte le coniugazioni dei verbi perfette, e non è vero che non utilizza il congiuntivo, ce l'ha il congiuntivo. Sono i cattivi imitatori del bergamasco che dicono che il bergamasco non è una lingua, ma non è assolutamente così. Quindi chi parla un corretto bergamasco, di conseguenza parla un corretto italiano. È sbagliato pensare che... però bisogna parlare il bergamasco correttamente. È chiaro che se uno poi lo riempie di strafalcioni, diventano strafalcioni anche in italiano. Ma il bergamasco è una lingua vera. Qualcun altro? Ma volevo dire una cosa, cioè che secondo me il bergamasco c'ha anche i verbi fraseologici che c'hanno in inglese o che c'hanno in tedesco, e per studiare altre lingue tra l'altro è un'ottima base, secondo me. In famiglia da noi non l'abbiamo mai parlato, perché i miei non volevano che in casa si parlasse bergamasco, e mi dispiace tantissimo, perché per esempio i miei nonni lo parlano, e quindi cioè, loro mi parlano in bergamasco e gli rispondo in italiano, ed è una situazione orribile. E invece adesso mi sono trovata a dire ai miei che vogliono studiare inglese, che dovrebbero tradurre dal bergamasco all'inglese se vogliono sapere le cose senza passare dall'italiano. Qua a Berlino, vabbè, non lo parlo molto perché vabbè, non ho nessun bergamasco, ma ho trovato un amico di Chiari che non è Bergamo, ma ogni tanto ci diciamo qualcosa in dialetto per sentirci un po' a casa, ecco. Bellissimo. Qualcun altro? A sì, Torino, buonasera, forse la signora Bianchi sta parlando. Sì, grazie, buonasera. Io qualche volta sì introduco qualche, ma non solo parola, proprio qualche frase, però io sono della bassa bergamasca, non è proprio identico al dialetto, sì, bergamasco, e quindi insomma anche in casa a volte qualche frase la dico, sì sì. Poi ci proviamo con le frasi. Sì, sì. C'era il signor certo. Maurizio, forse, che voleva intervenire. Sì, buonasera. Buonasera. Io frasi non riesco a dirne, però uso delle parole che sentivo sempre dai miei genitori, tipo il charegui, quando si tratta di mangiare due uova, per me è sempre il charegui.
oppure se c'è la salamella, quella che chiamano, mi ricordo che era lo strinù. E per me, quindi so le parole delle parole, ma assolutamente non riesco a fare mai una frase, anche perché qua non se ne parla, non parlo con nessuno. Per forza, immagino. Però insomma, sai, quando poi si torna a casa si riprendono queste cose. Il ragazzo russo che parlava prima in bergamasco? Ah sì, ciao a te. Allora, se mi parli il bergamasco, mi ami bergamasco, per esempio, cognome. Ol Michel che l'ha parlato, me al cognome, e noter con lui parlo sempre bergamasco. Allora, poto abito me parla in russo, perché sto in russo, però quando parli ai bergamasco, che parla in bergamasco. Quindi si può con il Breha e il Camus. L'ho sentito che lo mescoli col bresciano, perché alla fine delle parole tu non dici A, ma dici O. Ah, però... Con Michele mi ha commentato che a Valgirino, che è di paese, in cui può all'urle, che la particolarità che lo educo. Mecco anche ma ho inviato a studiare il bergamac. Mi ho pensato della gatta che lo robo che l'ho, perché ho capito che le mie proprio sbagliate, perché può anche in bergamac per dire, diciamo. Però detto la gara tu che in bergamac cumu dico la mia che l'ho a finale che l'ho e dico petot pota baita. Mentre voi dite baito, poto. È l'iro. Bellissimo. Qualcun altro? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Ecco, io invece parliamo abbastanza regolarmente bergamasco, a parte che sono collegata da Bergamo, ma perché a questo corso sto facendo partecipare anche i miei genitori. Che utilizzano abbastanza regolarmente il bergamasco anche nelle loro situazioni giornaliere e nelle loro conversazioni e ogni tanto anche con me, e di tanto in tanto gli dico ma parlami un po' in italiano. No, ma va bene bergamasco. Invece adesso sono coinvolti in questo corso e quindi gli faccio rispolverare quello che magari non sanno, magari. Ma certo. Ma poi parlando insieme, è proprio parlando insieme che lo impariamo meglio il bergamasco, eh? Assolutamente. Dai. Qualcun altro? Grazie. Grazie a lei. Qualcun altro che non ho sentito? Per esempio, io vedo un signore che sorride, un signore al centro del mio schermo con gli occhiali, che è Suar... A Hoda Bergen, me. Allora siamo a posto. Mangia polenta alam. Ah, signor. Allora siamo a posto. Bene. Alessandra. Io posso? Un secondo. Certo. Sì, io invece sono Alessandra, sono romana e vivo a Bergamo da 15 anni. Mi trovo benissimo, solo ecco che ho questa difficoltà che quando parlo soprattutto con le persone anziane mi parlano in bergamasco, io non capisco assolutamente nulla. E quindi vorrei chiudere il cerchio nella mia totale integrazione qui in questa città in cui mi trovo molto bene e poter capire e anche un po' parlare, ecco, ma soprattutto comprendere, che mi dispiace quando parlo con alcune persone, mi parlano e io non capisco assolutamente nulla. Ecco, e quindi il decoder. Come? Ci vuole il decoder. Sì. E quindi ecco, e poi al di là del bergamasco mi piace tantissimo sentire tutte queste storie di questi bergamaschi, delle tradizioni, che al di là del dialetto, ecco, quindi per questo ho chiesto di partecipare a questo corso. Ne parleremo per un po'. Va bene. Qualcun altro che non ho sentito? Ma io mi sono trovato in una situazione simile a quella di Alessandra. In realtà sono milanese, i miei nonni hanno sempre parlato in milanese, eccetera. Mi sono trovato poi per un anno sul lago di Iseo a dover interagire proprio con le signore anziane, eccetera. Ho impiegato 2 mesi
a cercare di, no, di fare il breakthrough. Poi alla fine ce l'ho fatto, dopo 2 mesi finalmente sono riuscito ad arrivare a comprendere un 80% della lingua. Vabbè, grazie, sì. Grazie. Poi la solida scorta di dialetto milanese che avevo, ho scoperto che poi la distanza non è tantissima, semplicemente con quello di Lago. E quindi niente, avrei avuto bisogno di questo corso tanti anni fa, adesso però ci sono, voglio fare volentieri. È un piacere per me, naturalmente. Qualcun altro? Noi siamo al confine con la Svizzera. Qualcun altro che non ha sentito? Io ho una cosa da... Ah, scusa. No, niente. Volevo sottolineare solo una cosa. Io sono un ex insegnante di lingua francese, tra l'altro, e ho insegnato metà della mia carriera, 23 anni, a Ponte San Pietro, che è un grosso bacino di raccolta di persone extracomunitarie. E la cosa che in classe veramente mi faceva... Rimanevo allibita, non so, mi è capitato una volta di sgridare un ragazzino di colore che parlava malamente la lingua italiana, mi ha guardato e mi ha risposto pota. Cioè è stata veramente, sono rimasta... Quindi è proprio un vocabolo che apprendono facilmente, lo apprende chiunque proprio. E viene utilizzato in modo corretto, perché probabilmente voleva dire... Non l'ho fatto apposta, mi scusi, piuttosto che, ecco, volevo sottolineare questo. E poi volevo dire una cosa. Nella lingua francese, oppure nel bergamasco, ci sono parole francesi. Certo. Ecco, questa cosa, io volevo chiarire me stessa, chiarirmi le idee. Secondo me sono stati i francesi che hanno dominato la nostra città, piuttosto che la Lombardia, che hanno lasciato... dei vocaboli, per esempio, non so, uovo, œuf, mela, pomme. Ecco, questo era un modo per far imparare il francese in modo divertente. Quindi è proprio il francese che ha lasciato... Certo, ma nel bergamasco entrano tantissimi termini. Sì, sì, anche lo spagnolo, per esempio. Ma certo, lo spagnolo, ma il greco, ma davvero... arrivano dappertutto i termini, perché la gente alla fine si spostava e alla fine anche chi riteneva che il bergamasco venisse proprio dal latino non teneva conto probabilmente del fatto che lontani da Roma la lingua latina non era la lingua di Virgilio, di Cicerone, che era per pochi eletti, ma era possiamo dire un putpurrì di lingue diverse. Infatti. Ed è ovvio. Addirittura mi viene in mente, allora facciamo un bel salto di secoli, io ogni tanto vado di qua e di là. Nell'813 il concilio di Tours sancisce che la religione, che la fede cristiana non debba più essere diffusa in latino ma in volgare, nei molti volgari che si erano formati, perché la gente in latino lo parlava più e non lo capiva più. È ovvio. Lo stesso Dante, che cerca un volgare illustre per sostituire il latino nella sua commedia, fa passare tutti i dialetti. Non vi dico che cosa racconta dei dialetti, perché li denigra tutti quanti, no? Dice del torinese, dice che è orrendo, del romagnolo dice che è molle e femmineo, del romanesco che ci propinano tutti i giorni, dalla mattina alla sera, che non accendi neanche la televisione e senti immediatamente parlare. Con accento romanesco, se non proprio con i termini romaneschi, Dante diceva che è il più lurido e laido di tutti i volgari italici ed è sconcio come la gente che lo parla. Parla anche del bergamasco e dice che è cavernicolo e gutturale. Quindi, però Dante, che è Dante, aveva dato importanza ai dialetti. Ecco perché non possiamo pensare che quando parliamo un dialetto... utilizziamo una modalità di espressione incolta. Tutt'altro, utilizziamo millenni e millenni di storia. Ecco perché sono importanti i nostri dialetti, sono il fondamento delle nostre lingue. Ma proviamo con le frasi. Se io per esempio vi do dei termini, una parola, partiamo con la lettera A, la parola amis. Qualcuno di voi è in grado di fare una frase con la parola amis, amico o amici? Sempre amis. Sempre amis, perfetto. Questo è il mio amis Pietro. Questo è il mio amis Pietro, magnifico.
bisognerà sviga una misa anche alla casa del diavolo, perché gli amici sono cari ovunque. Qualcun altro? Migliore amico il piano del calà. Non l'ho sentita, mi perdono. No, mi stavo riflettendo. Il migliore amico della famiglia è il ca. Certo, o il migliore amico della famiglia è il ca. Ecco qua. O il migliore amico della famiglia, non della famiglia, ma della famiglia. Vabbè. Qualcun altro? Amis? Lo dico. Me su amis de touch. Brava, ottimo, me su amis de touch. Ho il suggeritore alle spalle. Meno male. Poi? Che bella amis che te get. Che bella amis, guarda, bello. Bella amis che te get. Bello, detto in maniera dispregiativa. Avanti, bello, dai. Cambiamo parola. L'elto amis che sche. Chesto che. Chesto che. L'elto amis che. Perfetto. Okay. Cambiamo parola. Aca. Dai, che mucca. Io. La bocca le maestraca se la sa niente aca. Perfetto. La bocca le maestraca se non la sente aca. Magnifico. Avanti. Sono d'accia mulsa aca, ma la gatto scagna da stala. Bellissima! Sono andato a mungere la mucca, ma ho lasciato lo scanno nella stalla. Perfetto. Poi? Qualcun altro con aca? Ma anche l'aca là, che l'ha anche la calà. Bellissimo! Questa è assonanza con l'arabo. Ah, che la calè, che la calà. Bellissimo. Guarda quella mucca che si dirige verso quella casa. Ce l'abbiamo solo noi bergamaschi. Queste cose meravigliose. Qualcun altro? Sì. Dai de Muliner, sì. Fiole de Oster, ah, che de Ortolà, è belle, ma la celestà. Chi me la traduce? Ciao. Te la dico piano. Cai de Muliner, ache de Ortolà, scusate, scete de Oster, ache de Ortolà, è belle ma la celestà. E ache de Ortolà, è belle ma la celestà. Metteva in guardia dal toccare. I cavalli. Del mugnaio, mucche di ortolano e figlie di osti. Probabilmente per queste tre categorie di persone erano particolarmente rissose, quindi non si potevano toccare le loro cose. Avanti ancora con H. H. Poi ci scusate. Qualcuno ha cominciato? Era intervenuta Sharon dall'Australia. Sharon, prego. Sharon è di Londra. Ah, scusami, pensavo io qui Sharon dall'Australia. Oggi no, no, is that a mister? No. Non ho capito, mi perdoni. No. Non signora Bonaccina? Sì. La signora bionda che si è appena collegata, Sharon, sì, è sposata con il signor Paris di Bergamo. Ah. E la signora Sharon vuole imparare il bergamasco. Ma già lo parla il bergamasco. Ed è di origine la signora Sharon inglese. Parla il bergamasco. No. Dai, allora sentiamo la signora Bonaccina. Dai, solo forza. Numeri, dai. C'è anche Martina. Ciao. E Arturo. Arturo, come vai, Po? Come vai, Po? Beh, grazie. E lei come vai? Beh, che te beh. Meno male. E allora, signora Sharon, ci dice qualcosa in bergamasco? Notte de Bergen. Notte de Bergen. Brava, bravissima. Ottimo.
Bene. Allora, ultima parola che vi do e poi concludiamo questo nostro incontro. L'ultima parola che vi do sulla quale potete lavorare dicendomi qualche frase è amour. Amore. 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 E selme amour. Sei selme amour, bellissima. Amore, mio perfetto. Cucciolo. Forte. 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 Potete essere amore. Potete essere amore, che bella. You got me on here so that you can all laugh at me, didn't you? Qualcun altro che mi fa qualcosa con una frase, una frase tipica. Amour de fradei, amour de cortei. Perfetta, bellissima. Amour, bella, veramente bella. Lei l'amour della meta. Ah, te sei l'amour della meta, che bello, bellissimo. Poi? L'amour al ve dell'amour? L'amour al ve dell'amour? No, l'amour, non lo so. No, no, dica, va bene, l'amour al ve dell'amour, certo. Amore chiama amore, ci sta. È una frase compiuta e perfetta. Ok. Posso dire qualcosa? Certo. L'amour è il vede l'amour. L'amour è il vede l'amour, perfetto, è vero, è vero. Qualcun altro? La sigla. Bene, allora... Anche l'amour è mia pregata. Non l'ho sentita questa. Anche l'amour che... cos'è? L'ho sentita quando è cadera? Quand l'amour che mi era pregata. Ah, quando è l'amour che mi era pregata. O meglio, quando l'amour a gè, la gamba la tiene a te. Dire? In cinese? In cinese. E in cinese? Vota. Quando, provate a tradurla questa. Quando l'amour al gè, la gamba la tira al pe. Quando c'è l'amore cos'è che era la seconda parte? La gamba la tira, la gamba la tira te. Boanish, che vuol dire quando c'è l'amore? Boanish organizzo, ya. Sì, probabilmente così. Probabilmente così la traduzione. In cinese. Sì, sto cercando di tradurla. Ah, perfetto. Probabilmente così. Beh, è musicale anche in inglese. Comunque, voleva dire quando c'è l'amore. Le persone vanno verso l'amore, la gamba, esatto. Va dove vai, trascina il piede, nel senso che si è indotti ad andare verso l'amore. Amour de fradei, amour de cortei. Okay, perfetto. Ok, perfetto. Allora, a questo punto io vi faccio sentire una poesia di Giuseppe Mazza a proposito dell'amore. Cercherò di dirla piano, in maniera che voi mi capiate bene. Vi ho già detto che Giuseppe Mazza è il mio autore preferito, ma è forse il più grande poeta del Ducato di Piazza Pontile. Parla soprattutto, noi impareremo a conoscerlo perché seguiremo le sue poesie a proposito di una coppia formata dal Tone e dalla Rosa. Il Tone e la Rosa sono fidanzati, poi si sposeranno, avranno dei figli e noi li seguiremo fino alla morte del Tone. Lo faremo un po' per volta durante i nostri incontri. Questa sera li incontriamo quando sono fidanzati e fanno l'amore, i fa l'amour, l'amour alla buona, cioè l'amore alla buona. Subito, immediatamente, quando incomincerò, troverete una parola che forse non trovate neanche sui dizionari, perché non è, è un po' un bergamasco arcaico. La parola è panigarole. I panigarole sono le lucciole, ma noi non lo usiamo più, usiamo lucciole perché l'abbiamo un po' italianizzato. Quindi parto subito e poi ci salutiamo.
Varda i panigarole come sberlusso i tracci. Varda che bella luna, bianca compagn dell'acci. E mela stelle chi brillan ciel più belle. Come so mai conteta che il teple stabilit? O giusto fai begada e tutto destendit. Indomà se le compagn al mesuga te cipagn. Mi capite? Allora, il cuore dice alla rosa, guarda che bella luna, guarda, le parla d'amore, no? Sono fidanzati e lei dice guarda che bella luna, bianca come il latte e ci sono mille stelle in cielo. E lei invece risponde, come sono contenta che il tempo sia stabilito, ho fatto il bucato e ho steso tutto. Se domani è la stessa cosa, mi asciugano tutti i panni. E allora il tone si risente e dice, ma Rosa, me te parle de amour e de poesia e te mi risponde che te fai solusia, che sei compagno del jazz, al posto del cœur, gai sas. C'è un sasso al posto del tuo cuore. Ma la Rosa risponde, se conte se potone de tutte ste storielle, de prac, panigarole, de luna in ciel, de stelle, se il più fosse alfabeto, il cœur è sempre quel. Ok. Quel de che dopo messa, de folli se segrat, te mi spurgi tu fiur e pote mi circat. Tu rispondi de sé perché te li esabè. Quante toccas soldat, ol de che te sendac, tu dacci una medaglia al posto del meritrac, col cordon sin dorada, con sola dolorada. Forse to scriderar, ma al posto di biglietti de naccia la Madonna, me impiai sul lumi, e sempre te ci de, me la pregai per te. E adesso, per te, me sente argo che fa tremà, al so mia cos'è, una roba che non so mia spiegà, a grine e son quieta, a pianze e so contenta. Se stufo per un'altra, udete me la sese, Madonna me, Madonna che malte me farese, me sciopere sol cœur, me indurerez de me. Tone sto me parlale forse mia adatat, me dighe quel che sente e forse fo peccat, ma sto peccato d'amour al perdonerà il Signor. Perché lo strai parole per di molto pensier, l'amuri sia la buona le forze il più sincer. Fate, compagni de me, e l'embe se può a te. Parla coi to parole, lascia le bande ai stelle, adoma i romanzi e il cinema e fa l'amour con chele. O il be, ma il vero be, alle più belle se. Ti è piaciuta? L'avete capita? Un pochino. Capitissimo. Allora, ve la traduco in italiano? Può avere il testo via mail? Si può avere il testo, sì, si può scannare. Va bene, vi farò avere il testo di tutte le poesie. La vedrete che piano piano le capirete sempre di più. Questa è la prima, forse non l'avete capita tutta, la prossima volta ne capite qualcosa di più. E possibilmente con la pronuncia. Con la pronuncia, va bene. Grazie. Perfetto, ok. Volevo chiedere se è possibile farci avere anche un messaggio vocale, così abbiamo proprio, la possiamo riascoltare con la sua voce. Allora, perché effettivamente la pronuncia e come la legge lei è bellissimo. Grazie, mi ha fatto molto piacere questo complimento, ma io amo il bergamasco, quindi... È così. Questo però non dovete chiederlo a me perché io sto alla tecnica e alla tecnologia come l'acqua sta al fuoco, non ci intendiamo per niente. Quindi dovete chiederlo a qualcun altro, lo chiederò io, farò io questa petizione, vediamo di farvi avere sia le poesie che la loro traduzione, che il modo di leggerle e di pronunciare il dialetto bergamasco. Grazie. È stato un piacere immenso stare stasera con voi. Se voi avete passato un'oretta in buona compagnia, se vi ha fatto piacere, ci rivediamo il 24 e intanto vi saluto tutti. Ciao! Ciao! Arrivederci. Grazie mille! Ciao! Ciao Radames! Ciao a tutti! Buonasera! Radames, ciao.
Ciao, ciao a tutti, a lunedì prossimo. Buonasera. Buonasera. Ciao Mauro. Interessante. Ciao Marco. Ciao Lones. Buonanotte, torno a dormire. Adesso subito, subito. Scappo. No, Marco, in mezzo da te. Va a dormire. Andò. Dorma. Vado dietro a dormire. Esatto. Ciao. Ciao Marco, ciao. Fantastica serata. Ciao a tutti, buona serata, a lunedì prossimo. Arrivederci. Sì, alla prossima. Grazie. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie Giusy. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao Giusy. Grazie. Ciao ciao. Bene. Signor Rota? Benissimo, complimenti. Fatta bene? Bene. Bene, bene, bene. Apprezzata bene, direi in modo molto, molto leggero e simpatico, e continuiamo così. Va bene. Va bene. Va bene anche per me. Ci risentiamo. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.